Ciao a tutti ragazzi, David oggi per voi e benvenuti a questo nuovo video. Oggi si parla della seconda giornata di Serie A, in particolar modo della partita tra Roma e Juventus finita 2-1 in favore dei giallorossi, con le reti di Pjanic e Dzeko per la Roma, mentre per la Juve è segnato Dybala. Ottima Roma, giallorossi che vincono meritatamente e fanno rivedere un po' del gioco che si era visto nella Roma di 2 anni fa e nella Roma delle prime partite dell'anno scorso. Una Roma che parte subito aggressiva, crea nel primo tempo almeno 2 o 3 nette palle gol, una con Salah dopo che aveva scambiato, una con Iago Falque dopo che aveva scambiato con Salah e un palo interno di Pjanic. Juve nel primo tempo inesistente o quasi, totalmente in balia della Roma, i terzini soffrono la velocità degli esterni, sbagliano i cross per Mandžukić, centrocampo non in grado di fare gioco. Nel secondo tempo la musica non cambia e al 60esimo una bellissima punizione di Pjanic porta in vantaggio giallorossi. La Juve cerca un po' di reagire, ma la Roma è più in palla e aiutata anche dall'espulsione di Evra, va sul 2-0 con Dzeko, che raccoglie di testa un bel cross di Iago Falque. La Roma è in controllo della situazione, sembra anche un po' leziosa, non cerca di infierire sulla Juve e nel recupero la Juve accorcia le distanze con Dybala su assist di Roberto Pereira. Addirittura al 94esimo sfiora il 2-2 con un colpo di testa di Bonucci salvato in corner da Szczęsny. Finisce qua, Roma batte Juve 2-1 dopo 2 giornate, Roma 4 punti, Juve 0 punti. Andando a vedere le pagelle direi molto bene la Roma, dove spiccano dei 6,5, dei 7, 7,5 Pjanic migliore in campo. Andando a vedere un po' i voti, ho dato 7 a Szczęsny per la parata decisiva all'ultimo minuto, poi bene tutta la difesa con tutti i 6,5, centrocampo ottimo che vince i duelli che stravince il duello con il centrocampo juventino, tutti 7, bene l'attacco, 7 a Iago Falque e 7 a Dzeko per il gol, un po' meno Salah ma comunque positiva la prestazione, 6,5, 7 a Rudy Garcia perché ha preparato molto bene la partita, in attacco, in difesa, una Roma attenta in difesa con Manolas e Castan, aggressiva e veloce lungo le fasce con Digne e Florenzi, molto combattiva a centrocampo, veloce in attacco con Iago Falque e Salah e cinica con la punta Dzeko. Nella Juve invece bene solo la difesa con le sufficienze a Buffon, Barzagli, Chiellini, un po' meno Cáceres, centrocampo disastroso, tutti 5, 4,5 Padoin, male agli esterni, 5 gli Steiner, 4 Evra che non hanno saputo fare un cross per Mandžukić e poi hanno sofferto la velocità degli attaccanti giallorossi. Poi male Mandžukić, secondo me 4,5 secondo me non è adatto al 3-5-2, un po' meglio Dybala 6-, perché è l'unico che nel primo tempo si faceva vedere, è l'uomo più in forma della Juve, cercava di dare velocità alla squadra, poi ha segnato e questo gli vale qualcosa. Anche i cambi non sono stati azzeccatissimi, sì, Roberto Pereira ha fatto l'assist, ma prima non è che avesse fatto vedere chissà che cosa. Morata giusto un pochino meglio di Mandžukić,
Cuadrado ha dovuto giocare come terzino, non ha neanche sfigurato più di tanto. Però ripeto, la Juve ieri non mi è piaciuta, ha perso meritatamente e dopo due giornate si trova già a 0 punti per la prima volta dopo 4 anni. È lei che rincorre, non sono gli altri che devono rincorrerla. In testa dopo 2 giornate invece troviamo il Sassuolo, oggi una maglia, che ha battuto 1-0 al Bologna nell'anticipo, il Torino che ha remontato per 3-1 la Fiorentina, il Chievo che ha massacrato 4-0 la Lazio, il Palermo che ha fatto il colpo a Udine, l'Inter che ha vinto molto a fatica sul Carpi per 2-1 grazie a una doppietta di Jovetic, mentre nelle altre partite il Napoli si fa rimontare dalla Samp da 2-0 a 2-2, vince il Genoa 2-0 sul Verona, il Milan vince 2-1 con l'Empoli, molta fatica, e niente, adesso c'è la pausa per le nazionali, vedremo un po' cosa succederà, oggi è anche l'ultimo giorno di mercato, io come al solito vi invito a iscrivermi al canale YouTube, a scrivermi su Facebook e su Ask. Se l'avete già fatto siete i numeri 1, se non l'avete ancora fatto muovetevi e vi saluto, ci vediamo alla prossima, ciao!